Quando siamo là? Ciao a tutti, bentrovati a DAZN Talks, mentre Nick si stava sistemando la cuffia, pensavamo di essere in diretta, live, poi non eravamo in diretta, non si capisce. Comunque ci siamo. È il bello ormai di tutto ciò che accade sul web, nel senso che non esiste più. E su DAZN Talks, non solo sì, su web. Sì, ma poi non c'è un modo di dire ciao, siamo dentro, siamo fuori, no, è infatti, tutto parti diretta. Chi abbiamo oggi? Mirko Antonucci. Vabbè. Squadra? Cittadella. E giochi in casa, quindi? No. Io gioco in casa? Eh sì, giochi in casa. Sì, nel senso che giocando, è Veneto, esatto. Sto giocando in un posto sì, vicino a dove sono nato e cresciuto. Sì. Ciao anche a chi ci inizia a seguire. Siamo in diretta ovviamente su YouTube. Tra un po' arriva Mirko. Le vostre domande per Antonucci che, ricapitoliamo un attimino, facciamo un riassunto della sua carriera. È cresciuto? Roma. Tanta Roma. Quindi ovviamente a in questi Roma giorni nella Roma. Tanti temi caldi, tipo un certo Daniele, vero? Tipo un certo Daniele De Rossi, che è il nuovo allenatore della SPAL, con il quale lui ha giocato, e che affronterà sabato. Incredibile. Alle 14 al Tombolato. Quindi gli chiederemo tante cose, anche insomma cosa ne pensa di Daniele De Rossi. Sicuramente ci avrà qualcosa da dire su De Rossi. Qualche aneddoto, ma poi insomma, ricapitolando un attimino la sua carriera, lui ha fatto Roma, poi ha fatto Pescara, poi è andato in Portogallo, ha fatto l'Erasmus. Esatto. Al Vittorio Setúbal. Salernitana, ma poco, e adesso Cittadella. Era una grandissima promessa del settore giovanile della Roma, finalmente sta dando dei segnali, no? Sta giocando dei segnali anche l'ultimo weekend, tra l'altro, con un gol clamoroso da fuori area. Non so se avete visto il gol di Antonucci contro il Brescia, gol bellissimo. Veramente incredibile. Stop, dribbling. All'incrocio di sinistro. Sta giocando mezza punta, lui può fare anche il centravanti. Sì. Beh, gli chiederemo anche cosa passa per la testa di un giocatore in quei momenti, insomma, perché noi non abbiamo giocato a livelli alti. In anzi, che momenti? Giochiamo in quei momenti, nei secondi, in quei piccoli secondi in cui stai per lanciare la palla. Ah, del gol, diciamo. Perché poi è tutto fantasia. Sai che su Wikipedia, prima ho letto Wikipedia, c'è scritto, sì, viene paragonato a Diego Perotti. È bellissimo. Sì, ma il centro, no, vabbè, nel senso, sì, è un giocatore tecnico. Però un bel paragone, immagina. Cioè, sì, però non Diego, è esattamente è originale. Quel tipo di giocatore. Anche questo vorrei chiedergli se... Esatto. Se che tipo sente di giocatore è? Sì, tipo di giocatore, glielo chiediamo noi. Sicuramente non si sente Diego Perotti. Ci sono anche già le prime domande. Già iniziate con le prime domande. Calma, calma. Non su YouTube, sui social. Sui social, beh, gli chiedono la maglia autografata, gli chiedono gli obiettivi futuri, gli chiedono se ha rimpianti per non essere rimasto a Roma. Beh, sicuramente. Beh, però giovanissimo comunque, classe 99. Sì, quindi poi certo, non è che è matematico che tutti quelli che fanno, però di lui passeranno altri si parlava molto bene. E si continua a parlare molto bene. Ti faccio anche una lista di attaccanti del Cittadella che sono... Perché me l'hai detta prima, quindi... Sì, dai, rifaccio. Che sono esplosi al Cittadella. Cioè, attaccanti che il Cittadella ha lanciato. Vai, ti do il contesto. Il DS Marchetti del Cittadella è uno dei DS più forti e rispettati, bravissimo, direi, d'Italia, sostanzialmente. Adesso sta facendo tanti anni ormai la Serie B col Cittadella. È fortissimo, lui ha un budget molto limitato, è fortissimo con tutta la sua rete di osservatori, soprattutto nel Triveneto, a selezionare profili, soprattutto ai campionati minori, dalla Serie C, dalla Serie D, e metterli, lanciarli nel grande calcio. Bravissimo. Esempi di attaccanti che hanno fatto molto molto bene a Cittadella ultimamente, sono esplosi. Meggiorini, Dio, Ardemagni, Pio Vaccari, Moncini, Kwame, Mirko Antonucci, che vedo che si sta sedendo adesso, la regia magari ci dice è quando po', è pronto, c'è, quando è microfonato, perché lo vedo. Lui mi sente? Non mi sente. Ah, mi sente. Ok, ma mandiamolo. Già mandabile? Mandiamolo. Benvenuto Mirko. Buongiorno a tutti. Ciao Mirko, come stai? Bene, bene, scusate il ritardo. Ma va, no, tranquillo. Dov'eri? Cosa facevi? No, ero a pranzo, quindi... Niente di che, dai. Cosa hai mangiato? Sano oppure? No, sano. Pasta al sugo e via. Dopo allenamento. Ah, un po' di carboidrati, effettivamente. Vicino a chi ti siedi a pranzo? Chi sono i tuoi amici del pranzo a Cittadella? Guarda, io sto sempre con Vita, Alessio. Ah, grande, che è romano anche lui. Sì, quindi mi siedo vicino a lui. È felice che l'hai raggiunto, che lui è lì da tanti anni ormai. Sì, ci siamo trovati subito benissimo, quindi... Siamo molto legati anche con Benedetti, che quest'anno se n'è andato, e stavamo sempre noi tre, quindi si è creato un bel rapporto.
Senti, noi abbiamo fatto un attimino, abbiamo ricapitolato un po' tutta la tua carriera, vita. Carriera, sei ancora molto giovane, però sì, abbiamo fatto un riassunto. Da dove partiamo, Nick? Io sarei curioso di partire da quest'anno. Ok. Credo c'è da un gol clamoroso lo scorso weekend contro il Brescia, quindi ti chiediamo intanto come stai, come sta andando quest'anno, personalmente, raccontaci un po'. Ah, quest'anno ho iniziato bene personalmente, comunque vengo dall'anno scorso che ho fatto un bel campionato, e quindi ho trovato un bel ambiente qui, sono stato molto contento. Quest'anno ovviamente ho più responsabilità, diciamo, quindi è una cosa che a me mi carica molto. E ho iniziato bene, comunque la squadra sta andando bene, quindi vediamo di fare sempre meglio. Perché dici che hai più responsabilità? No, perché il 10? Vabbè, sicuramente anche per quello, però comunque il secondo anno voglio fare più gol, e per me questa è una responsabilità e quindi sono carico per questo. Nick, prima dicevi, chiediamogli cosa pensa in quei 2 secondi di gol. Cioè, esatto, dallo stop, esatto. Il dribbling. Se un giocatore come te fai un gol clamoroso come quello dello scorso weekend, come abbiamo già detto, cosa ti passa in quei piccolissimi secondi, in quei pochi secondi nella testa? No, è proprio quello che non ti passa niente, quindi è più o meno è una cosa istintiva. Poi avevo anche crampi, infatti non sono riuscito neanche a esultare alla fine, però ero molto contento per il gol e per aver dato una mano alla squadra. Ma scusa, parliamo anche di questo, perché si sa, insomma, a Cittadella c'è un ambiente comfort, no? Molto confortevole, un ambiente che pressa poco, in cui molti fanno benissimo. Prima ho fatto una lista di attaccanti che sono andati molto bene a Cittadella, sono esplosi in qualche modo a Cittadella, insomma si sa che si sta bene a Cittadella. Tu in questo ambiente qui coccolo, mi viene da dire, coccolo, è bello, è un bel termine, come ti stai calando? Perché poi sei cresciuto nella Roma, che è l'opposto praticamente, un ambiente che è molto grande, che crea molta pressione. Cioè, tu come ti trovi, come si trova un attaccante e un giocatore di talento che magari sta come te, no? Sei un tecnico, quindi magari può giocare con più leggerezza. No, vabbè, sicuramente alla Roma ero più giovane, quindi era un po' diverso. Comunque ero appena arrivato in prima squadra, avevo 18 anni, era una cosa un po' diversa. Non avevo, giocavo, ma giocavo relativamente poco, quindi era molto diverso rispetto adesso che sono un po' più maturo e gioco con più continuità. Comunque qui a Cittadella ho trovato una famiglia e questa cosa mi ha aiutato molto e quindi sono molto contento della scelta che ho fatto l'anno scorso. Ma dove vivi, dentro le mura o fuori? No, fuori. Sì, ma tanto è tutto a 2 passi, quindi sì, tutto molto vicino, quindi si vive bene. Va bene, già un po' di domande, Gio. Vai. Dici? Domande su YouTube. Allora, Nicola ci chiede: qual è il giocatore più forte che hai affrontato? È quello più forte con cui ti sei allenato? Magari ci parli un po' di Roma, non so. Beh, più forte con cui sei allenato, forse. Più forte con cui mi sono allenato a Roma, sicuramente Nainggolan, mi verrebbe da dire. Poi, qual era la prima domanda? Affrontato. Ho affrontato, forse quest'anno, a me piace tanto Palumbo, della Ternana, quindi a lui. Leggiamone un'altra, dai. Vai. Cosa rispondi a chi dice che non ci sono giocatori di talento in Italia? È vero, secondo me è una delle cavolate che si dice un po' più spesso, diciamo. Non è che non ci sono, ma dovrebbe esserci anche tempo per sbagliare, per provare, cosa che magari qui in Italia non ci danno tanto spesso. Però alla fine se un ragazzo è forte e esce, anche in Italia, anche in Serie B ci sono tantissimi giocatori giovani che stanno facendo bene, penso sia sotto l'occhio di tutti. E tu ti senti uno di questi? Spero che sarò o che sono uno di questi, però sicuramente sì. Ma che ruolo ti trovi meglio tu? Perché prima c'è questa gag che su Wikipedia paragonano a Perotti, che cioè, è particolare, perché non so se ti senti simile a Perotti, però insomma,
dal mio punto di vista non troppo. No, no, cioè, forse un po' più quando ero un po' più piccolo, giocavo comunque nel suo ruolo e mi ci rivedevo un po' di più, però ora non tanto, comunque ho cambiato, mi sono un po' più accentrato quando gioco a tre quarti o punta, quindi un po' diverso da lui. Ma ti senti meglio dietro le punte, seconda punta o addirittura prima, però mi sa che sei più una seconda? No, mi trovo bene sia da seconda punta che da tre quarti, poi decide il mister come al solito, però mi trovo meglio in questo momento, almeno mi trovo meglio in questi due ruoli. Ecco Mirko, allora partiamo subito, andiamo con un tema caldo, immediatamente. Sabato prossimo c'è Città della SPAL. Sì. Ok, nuovo allenatore della SPAL è Daniele De Rossi. Raccontaci qualcosa, qualche aneddoto, dici un po' anche da... Beh, uno, da se te l'aspettavi. Sì, come... Due, come vedevi. Cosa gli dirai? Ah, che tre, me l'aspettavo no. No, che me l'aspettavo no, sinceramente no. Però io comunque lo conosco molto bene, sono contento per lui. Ho un aneddoto... Non lo so, però sicuramente da quello che ho conosciuto io è una grande persona, veramente... al di là del calciatore che tutti vediamo, però penso che era un capitano vero a Roma e un grande uomo, e penso lo dicano tutti, quindi è quella cosa che mi ha colpito un po' più di lui. Ma perché dici che non te l'aspettavi? Non aveva un po' quella cosa lì da allenatore? O... No, sì, però non pensavo comunque che iniziasse subito con comunque questa avventura, che comunque spalla una bella piazza, quindi non me l'aspettavo per questo. E ti farà strano vederlo tutto brandizzato SPAL, cioè, oppure vai lì e cosa gli dici? Gli dici? I colori diversi. Che gli dici? No, lo saluto, vabbè, lo saluterò sicuramente, poi mi farà strano, ma penso come a tutti i tifosi della Roma farà strano vederlo con la maglia della SPAL. Tanto c'è la possibilità anche che torni in Coppa Italia all'Olimpico, quindi staremo un attimo deve a vedere come... Sì, sì, sì. Quindi... E invece a proposito di esperienze, raccontaci un po', perché comunque non è usuale per un giovane italiano, a maggior ragione della tua età, andare a fare un'esperienza in Portogallo. Tu hai giocato al Vitória Setúbal. Certo. Raccontaci un po' com'è andata quell'esperienza e come si vive anche il calcio in Portogallo, come Gio diceva prima, dell'ambiente tranquillo del Cittadella, del Veneto, no? Dici un po' magari com'è il Portogallo, dato che l'hai vissuto direttamente. Oh, io sono arrivato lì comunque a gennaio, era già iniziato il campionato, la squadra era a metà classifica, poi purtroppo è scoppiato il Covid, quindi siamo stati 3 mesi chiusi in casa senza giocare tutto, però lì è una mentalità diversa comunque da quella che c'è qui, perché meno tattica, più diciamo divertimento in campo, si bada meno alla tattica, a questa roba qui, all'avversario, si lavora un po' più sulla tecnica sempre, quindi è molto diverso dall'Italia. Cosa mangiavi? La cosa più buona che mangiavi? No, non c'erano cose buone, però la cosa peggiore forse, posso dire. La peggiore, dimmi la peggiore. Dici, dai. No, la peggiore sicuramente era il riso, perché loro mettono tanto aglio, cipolla. Arroche. Ma proprio dei pezzi grossi come il riso, quindi li confondevi anche, quindi forse quella è la cosa peggiore. Ma lì ha iniziato Mourinho, ma c'è qualcosa, sempre a proposito di romanismo, c'è una frase, un no, quadro, no, c'è no, niente? No, no, non c'è niente. Non ne frega niente. No, non lo so, poi non capivo tanto bene la lingua, quindi... È complicato il Portogallo. Ma scusa, vai. No, non è complicato il portoghese, è molto simile all'italiano qualche parola. Però sono stato talmente tanto poco tempo, comunque poi ti ho detto che è scoppiato il Covid, quindi sono stato maggiormente in hotel o in casa e ho avuto poco tempo per conoscere la lingua. Ma possiamo chiederti quella cosa di TikTok o pestiamo cose che non dobbiamo pestare? Boh, no, è una cosa passata, quindi sarebbe anche inutile parlarne. Ma poi ne hai mai parlato tu oppure l'hai lasciata lì? No, non ho mai parlato perché semplicemente... non è una cosa che ho da dire molto, diciamo, è una cosa che è successa, sicuramente ho avuto qualche colpa, ma è
stato un po' tutto esasperato, però vabbè, ormai è una cosa passata, quindi non voglio neanche parlarne. No, no, per quello, perché noi appunto leggi su internet e dici, boh, cioè anche noi ci sembrava una roba... Su internet si leggono tante cose, quindi... Sì, ci sembrava una cosa esagerata, quindi mi ha detto, boh, ma lui non ne ha mai parlato, almeno non abbiamo trovato niente di tuo detto, quindi ho detto, boh, ma che sarà successo? No, ti ho detto, su internet si leggono tante cose, quindi chi mi conosce o mi ha conosciuto anche qui lo sa che magari tante cose che sono state scritte non erano vere, quindi va bene così. Leggiamo una domandina? Vai. Allora, Nicolò Falchi ci chiede, pensi che quest'anno il Città possa puntare in alto? Io spero di sì, poi starà a noi dimostrare e a fare qualcosa di importante. Però è difficile la Serie B quest'anno, vero? No, è difficilissimo, non è difficile, però... Ma come è stata sempre, cioè, anche l'anno scorso non era facile, quindi è un campionato bello, penso che l'hanno capito tutti ormai, quindi devi affrontare ogni partita veramente... al massimo delle tue possibilità, perché sennò rischi veramente di fare una figuraccia e altre cose simili, quindi è un campionato ad altissimo livello. Ecco Mirko, parliamo invece un po' di te. Abbiamo un po' spulciato il tuo profilo Instagram, in generale abbiamo visto che sei legatissimo a tua figlia. Ci racconti qualcosa in più? Beh, come penso ogni papà, no? È legato alla propria figlia. Niente, no, mia figlia ovviamente mi ha cambiato la vita in positivo assolutamente, quindi è una cosa proprio che io sento tanto dentro, di trasmettergli tanto amore, comunque quello che di stare vicino il più possibile, perché comunque è una cosa importante per me. E poi si vede anche sui social da quello che posto, però indipendentemente dal social, da qualsiasi altra cosa, io sono così con lei e poi che lo faccio vedere o meno è un conto. Però è la cosa più importante della mia vita, lei. Ma ti ha fatto... t'ha fatto crescere da quando l'hai avuto, insomma. Cioè, come cambia la vita di un calciatore, secondo te, quando ha un figlio, una figlia in generale? È che ti alzi un po' più la notte, diciamo. Ti svegli a cambiare pannolini. No, a parte scherzi, sicuramente mi ha cambiato tanto. Mi ha responsabilizzato ancora di più e... è una cosa bella che sicuramente aggiunge cose positive alla tua vita, quindi è stata, ti ripeto, la cosa più bella della mia vita, è una scelta che rifarei altre milioni e miliardi di volte. Scusa, chiudo l'argomento figlia chiedendoti com'è diventare padre a 20 anni. È una cosa sicuramente impegnativa, diciamo, secondo me, però ti ripeto, è una cosa talmente bella che poi passa tutto in secondo piano e quindi riesci a mettere tutto quello che circonda tua figlia in secondo piano, quindi diventa automaticamente la cosa più importante, il primo pensiero la mattina e il primo pensiero di quando vai a dormire, quindi cioè, ti ripeto, è una cosa che non è che ti cambia, ti migliora la vita. Ma invece, Mirko, tue passioni extracampo, oltre appunto la tua figlia, quanto, cioè cosa ti piace oltre a giocare a pallone? Sicuramente extracampo passo tanto tempo col mio cane, quello sicuramente. E lo porto fuori, passeggiate. Anche qui ce l'hai lì a Cittadella, sì? Sì, via con me. Che razza è? Akita Inu. Non so, quello del film, Richard Gere. Un po' impegnativo caratterialmente, sì, no? Sì, un bel cane, 40 kg. Però, no, mi tiene tanta compagnia lui, comunque poi un legame particolare pure con lui e sicuramente mi fa compagnia. PlayStation no? No, assolutamente sì. No. Assolutamente sì. Sì. Vabbè, a FIFA ovviamente. Posso giocare a quello, però quest'anno non ci sto giocando tanto, quindi... Vabbè, è uscito adesso però. Sì, ma quest'anno non ho tanta voglia, vediamo se mi verrà... Concentrato sul campo. Cioè, voglio giocare veramente quest'anno. Solo campo e cane e figlia, quindi vediamo, dai. Ma quindi faccio l'approfitto per tornare sul campo, sul calcio giocato, anche perché ti chiedono, ti aspettavi di arrivare a questi livelli? E io te la giro, però, un po'.
Cioè, ti dico, invece in questi anni che separano la primavera della Roma, l'esordio in Champions League e questo momento, che è un buon momento a Cittadella, ti aspettavi invece di più da te stesso, cioè di avere livelli ancora più alti da te stesso? Perché poi hai avuto degli anni un po' così, no? Penso a Salerno, non hai giocato moltissimo. Portogallo, l'abbiamo detto. Cioè, il tuo livello sia più alto, cioè stai carburando. No, non è che mi aspettavo, avrei voluto sicuramente, quello è ovvio, sarei un bugiardo a dirti no. Però è una cosa che è un percorso che mi ha fatto crescere tanto, sicuramente. Mi ha fatto capire determinate cose che forse non avrei capito se fosse andato in altro modo, diciamo. Però io ho detto tante volte, anche in tante interviste, che ho avuto un periodo che non è che non brutto, perché non era brutto, però non è stato facile, perché comunque sono cambiate tante cose nella mia vita, troppo velocemente forse, e quindi io non ero pronto. E magari mi sono perso, diciamo, un po', come hai detto te, a Salerno, in quell'avventura là. Però fortunatamente mi sono ritrovato, grazie anche all'aiuto del mio mentor coach, che mi ha aiutato molto, e ora penso comunque di essere una persona diversa rispetto al passato, e di questo sono contento. Ecco Mirko, ma oggi si sente molto parlare di mental coach in generale. C'è un'esperienza che a te ha dato tanto, come ci dicevi adesso, ma consiglia anche magari più giovani di iniziare presto a un percorso? Secondo me è assolutamente, perché quando esci comunque dalla primavera ti sembra tutto bello, tutto facile, soprattutto perché comunque sei stato sempre coccolato, protetto, diciamo. Poi però quando vai a giocare in altre società, magari con gente più grande, non è facile. E quindi secondo me serve sempre una persona comunque che ti aiuti a capire sempre qual è la giusta strada da prendere, da percorrere. In quel caso io ne avevo bisogno, inconsciamente non lo capivo e non avevo nessuno, quindi è una cosa che mi ha penalizzato sicuramente. Se lo avessi avuto magari sarebbe andato in un altro modo, non lo so, però comunque ai giovani che escono comunque dalla primavera o che fanno la primavera io lo consiglierei. Ma da quanto ci lavori tu? Io da quando stavo a Salerno. Ok, da un po' quindi ormai, ma sì, da tre anni. E, volevo chiederti anche, per poi secondo me il tema è più largo, perché mondo dello sport lo chiamiamo sempre mental coach, ma secondo te fa qualcosa da psicologo? Cioè no, ti aiuta anche in quel senso lì? Io soprattutto ho avuto bisogno più del mental coach, dello psicologo, ma non è una cosa da vergognarsi oppure da... cioè è un bisogno di un aiuto che è... te la spiego in parole più semplici. Vai. Io ovviamente quando sono uscito dalla Roma avevo 18 anni e ho esordito, ho fatto quello che ho fatto e mi sono stato catapultato in un universo diverso da quello che ero abituato comunque. Cioè da gente che ti chiede le foto per strada, che ti conoscono ovunque, quindi è uno shock emotivo anche, diciamo. E se non sei pronto a tutto questo rischi comunque di adagiarti, diciamo, su queste cose. E è quello che magari è successo a me, per quello ti dico che poi per rimettere a posto dei pezzi comunque che ti sono mancati in quegli anni, che sono mancati a me, hai bisogno comunque di una persona che ti intervenga a livello mentale e ti aiuti comunque a ritrovarti. Io dico sempre che mi sono ritrovato, diciamo, perché non capivo quasi più, capito, la realtà da quello che vivevo, quindi era una cosa molto più profonda per me. E a me lo psicologo mi ha aiutato a parlare di tante cose che magari io mi tenevo dentro in quegli anni, io soffrivo, ma magari non dicevo, facevo finta che non c'erano questi problemi. E quindi avevo creato dei blocchi interiori e che non riuscivo più a fare quello che sapevo fare, cioè giocare a pallone. Ma come hai deciso di iniziare questo percorso? Cioè ti ha aiutato qualcuno in famiglia? No, sì, il mio procuratore me l'ha presentato, però sai che quando tocchi il fondo poi a una certa o dici voglio reagire oppure lasci perdere tutto. Quindi io non volevo lasciare perdere tutto, ho trovato un'altra soluzione, mi sono rimesso in gioco, che è la cosa più difficile poi alla fine.
e mi sono tirato fuori da quel momento brutto e ora, ti ripeto, sto molto meglio. Cioè, comunque io dico sempre, guardassi indietro il Mirko di prima, lo riconoscerei, ma con un altro occhio, perché sono totalmente un'altra persona adesso. Da quanto ti senti un'altra persona? Grazie intanto per condividere. No, mi sento un'altra persona dal momento in cui io ho anche accettato quello che ho sbagliato, cioè mi sono reso conto di me sbaglie in primis, e da quando sono ripartito da zero. Poi da zero ho ricostruito quello che vedete adesso. Sì, dico, senti che sta funzionando da un paio di stagioni, cioè stagione passata, dici. Sì, sta funzionando. E da quando ti senti rinato? Io mi sento, vabbè, principalmente può sembrare una cavolata, però da quel gennaio che stavo a Salerno, che non giocavo comunque, io già lì comunque la vedevo in un altro modo, ho cominciato a vederla in un altro modo, ho cominciato a capire delle cose che prima non capivo, a vedere delle cose che prima non vedevo, e quindi questa cosa mi ha aiutato molto, e quindi da lì piano piano, tassello dopo tassello, diciamo sono rinato, e la stagione dopo a Cittadella è stata la dimostrazione di quello che avevo fatto da gennaio fino a giugno. Grazie, bellissimo, grazie mille, grazie, veramente importante, per renderlo ancora più importante, più utile. Ti chiedo un consiglio che daresti a un giovane che esce dalla primavera e che magari è forte, di cui si parla molto bene come di te, cioè esci da un settore giovanile importante, quindi l'hype, diciamo, è altissimo. Un consiglio che dai a un altro Antonucci? No, cioè, infatti grazie di questa domanda, perché è una cosa sicuramente che volevo dire, ma soprattutto volevo esprimere. Cioè, io ti ripeto, in quel periodo ero comunque portato tanto, cioè dalla Roma comunque avevo sortito anche in Champions, quindi era tutto esasperata la cosa. È un consiglio che posso dare a qualcuno che ovviamente che purtroppo nel calcio il giorno prima sei una star e il giorno dopo sei l'ultimo degli ultimi, quindi sta a lui, capito, fare qualcosa di bello come magari avevo fatto io all'epoca, e poi però non accontentarsi, capito, continuare a lavorare su se stessi, sui rapporti con le altre persone, non sentirsi, capito, appagato da questa cosa. E purtroppo io dico sempre, quando fai bene è lì il difficile, capito, continuare a lavorare, poi quando fai male tutti dicono vabbè, sto andando male, quindi mi devo mettere a lavorare. Quello è facile, perché, capito, hai sotto gli occhi, non hai risultati, non ti vuole nessuno, quindi dici, che faccio? Mi devo tirare su. Invece è proprio quando va bene che tutti ti dicono sei bravo, sei forte, arriverai, che tu magari dici, oh, devo lavorare ancora, no, ma no, sono forte, no, quindi non c'ho bisogno. È lì che perdi, purtroppo è lì che perdi, e ti ripeto, quello che è successo a me è che io ho preso il palo in faccia, ma l'ho preso poco pieno, e quindi l'ho capito. Però magari a un ragazzo, invece di prendere il palo in faccia, pensaci prima, perché hai potenzialità, e quelli sono comunque sono gli anni più belli, e siccome stai facendo qualcosa di importante, sfruttalo e resta concentrato. Tra l'altro sono d'accordo anche da casa, perché Ignazio di fatto commenta che spesso, come diceva Mirko, il passaggio dalla primavera alla prima squadra non è solo una questione tecnica, ma anche molto di testa, anche per rafforzare, no, il discorso che stavi facendo. Beh, grazie mille, molto bello. E visto che lo dobbiamo liberare tra due minuti, vogliamo fargli una raffica di domande, giusto per rispondere da casa, sì, cioè per rispondere a tutti quelli che ti chiedono da casa, ti facciamo risposte proprio un po' di velocissime. Raffica. Sì. Inizia te. Allora, intanto ti chiedono, vabbè, se la Roma ha fatto crescere, ce l'ha praticamente già detto con questo discorso, ti chiedono, Carac ti chiede, quanti gol ti aspetti di fare quest'anno? Bello. Almeno 10. Bene. Doppia cifra, quindi. Dove ti vedi tra 3 anni? Spero è un palcoscenico importante. Come gestisci l'ansia prepartita? Grazie al mental coach. Grazie mille, noi ringraziamo te, allora dai, direi che le abbiamo fatte quelle fondamentali, e sei stato gentilissimo,
stato forte. No, è stato forte anche perché comunque un messaggio magari per tanti. Spesso in passato si diceva che fosse un po' un tabù parlare di certe cose. Oggi fortunatamente non è più così, anche grazie a interventi di questo tipo. Quindi mi unisco ai ringraziamenti di Giove, ti ringrazio anche io. Grazie a voi. E in bocca al lupo per la partita contro... Cioè, la prima partita di Mister De Rossi. Speriamo gli andrà male. Va bene, grazie Mirko, buona stagione. Ciao, buon allenamento. Ciao. Beh, Joe, no, è forte, insomma. Cioè, io ero inchiodato ad ascoltarlo, insomma. Mi è piaciuto tantissimo. Sai perché mi è piaciuto? Perché noi abbiamo... Beh, come da Zone Talks sono chiacchiere, no? Partiamo da questo presupposto. E spesso si cerca anche il lato un po' più umano delle persone, no? No, aspetta, tante volte vai sul cazzeggio, no? Chiaro. E qui dal cazzeggio abbiamo scoperto un... Un lato profondo. Comunque lui è un ragazzo di cui si parlava benissimo, perché ce lo ricordiamo, si parlava benissimo. Esordio in Champions, sparito dai radar. Con Liverpool, quindi comunque... Sì, fa l'esordio in Champions in una partita, in una semifinale di Champions League. Non entra in campo in casa. Roma vince 4-2, doveva vincere 5-2 almeno per i supplementari. Quindi c'era un sacco di hype. Poi sparisce dai radar, perché questo ragazzo ha fatto 18 minuti con la Salernitana e 6 presenze col Vittoria Setúbal. E va all'estero anche, no? È spesso complicato tornare dall'estero in Italia e comunque riuscire a riaffermarsi, perché... E ti dice lui, però ti dice lui che momento ha vissuto e come ne è uscito. Del palo in faccia, no? Ha riassunto alla fine tutto lì. È fortissimo questa cosa del palo molto in bello. Faccia. Infatti... Tu esci come una star, lui ti ha detto chiaramente, esci, sei una star. Sì, ragazzino promettente della primavera, ti fermano per strada. Tutti comfort. E poi c'è da dire che comunque l'ambiente di Roma è un ambiente anche per un giovane da saper prendere, no? In questo caso. Su questo, e poi chiudiamo, sì. Andiamo tutti a pranzo o a tornare a lavoro. O a bere un caffè. E su questo io una volta ho chiacchierato con Manuel Iori, che è l'ex capitano del Cittadella, insomma, una leggenda del Cittadella, e Manuel mi ha detto, guarda, Cittadella è un ambiente... Perché io ho detto, Manuel, spiegami questa cosa che tutti parlano dell'ambiente di Cittadella, cioè dimmelo veramente, non a frasi fatte. E lui mi ha detto una cosa intelligente, mi ha detto, guarda, Cittadella è un posto, è una squadra di Gabrielli, che è anche un grande imprenditore della città. Quindi la sinergia, cioè la gente... Città, tifo, giocatori... La gente lavora per Gabrielli in città e lavora per Gabrielli nella squadra Cittadella, no? Quindi la sinergia squadra, tant'è che la percentuale di gente che va allo stadio a Cittadella è la più alta in Italia. Certo. Perché per gli abitanti relazionati a chi va allo stadio hanno la percentuale più alta. Quindi la relazione è così compatta, l'ambiente è così sereno, è solido, si lavora bene, escono attaccanti che abbiamo citato altrimenti prima. Altrimenti non sfiori la Serie A per così tanti anni. Continuamente comunque. Con una società... 5 play-off di fila, cioè dei numeri incredibili per una piazza così, come dicevi. Tutto questo per dire che per lui può essere veramente una rinascita. E glielo auguriamo soprattutto, perché è sempre bello sentire delle storie del genere e riuscire comunque a dire la propria, nonostante nella vita... ci siano delle difficoltà, e lo sappiamo. È stato molto bello, ragazzo del 99, bello. 23 anni. Esatto. Gio, facciamo un piccolissimo recap dei contenuti di queste settimane, perché è uscito un bordo cam su... Vuoi farti le marchette da solo? No, quelle ce le facciamo più avanti, no, facciamoci le marchette passate, va perché bene. Abbiamo un bordo cam di Davide Bernardi, bellissimo racconto. Inedito. Tre cameraman a bordo campo durante Milan-Juve, quindi abbiamo visto tutte le immagini, cioè sull'app da Zone, andate a vedere. Poi, due. Bellissimo. Due, intanto, a parte due, vi invitiamo a recuperare i Dazon Heroes, la catena di contenuti premium che facciamo tutte le settimane. Trovate la Rail, come la chiamiamo noi, in app, con tutti i contenuti disponibili. Piedi per terra Miretti. Piedi per terra Miretti, che hai fatto tu, quindi la marchettata la facciamo a te questa volta. Bellissimo. Comunque un'intervista, devo dirlo io perché tu non puoi, un'intervista bellissima di Joe, appunto, in cui si entra in profondità di un personaggio che... Io avevo molta curiosità di sentir parlare, perlomeno. Penso anche tutti quanti quelli a casa, col fatto che sta diventando sempre più importante nella Juventus. Come dice Lele Corazzi, io non sapevo neanche che voce avesse Miretti. Esatto, adesso lo sappiamo, grazie a te però. E Iro della settimana prossima. Lo diciamo il weekend. Lo diciamo il weekend, da venerdì sera. Lasciamo un po' di suspense però. Vabbè, ci vediamo domani con kick-off allora. Domani kick-off, e poi tutti bravi al divano sabato. Sunday Night Square domenica. E Super Tele con Pierpaolo. Basta. Questo è l'appuntamento del weekend. L'aperitivo l'abbiamo fatto con Antonucci da Zone Talks. Andiamo a pranzare noi intanto. Ciao! Ciao a tutti. Grazie.